uomini sul tetto. Forse l'abbiamo perso. A prescindere dai peccati possiamo trovare redenzione nella morte. E William? Era un peccatore, questo è vero. Ma era anche un figlio molto amorevole, un fratello protettivo e un amico fedele. In virtù di tutte queste qualità, preghiamo perché la sua anima trovi la salvezza. E ora chiamo qui uno dei più cari amici di Billy che vorrebbe dire qualche parola. La ringrazio, padre. Io volevo soltanto renderti omaggio. Billy, non te l'ho mai detto, ma per me eri come un fratello. Io ho perso il conto delle volte che mi hai salvato da un pestaggio. Non so davvero come sia. Che stai facendo? Aspetta! È lui! È stato lui a uccidere Billy! Ti prego! In che cosa era coinvolto, Billy? Dovete fermarvi quando ve l'ho chiesto! C'era suo padre! Sua madre! Parlatoio! È così che funziona in questa città! Tanti saluti! Tutto questo mi diverta! Brucerai vivo! Ma che cosa ti è preso? Uccidere dentro la casa di Dio. Erano tutti criminali, padre. Ladri. Stupratori. Assassini. E Dio era pronto ad accoglierli, se avessero chiesto il perdono. Chi tra questi uomini avrebbe potuto redimersi aiutando i bisognosi? E magari avrebbe salvato anche una sola vita. Nessuno di noi, padre.
Tu, bastardo. Se hai qualcosa da confessare, fallo velocemente. Niente più sangue qui, ve ne prego! Chiedo perdono, padre. Eh? Potresti considerarla come... come una punizione divina. Che dice, siamo pari? Certo. Per ora. Per il disturbo, padre. Non voglio quei soldi insanguinati. Beh, hai accettato i loro. Non c'è molta differenza per come la vedo io. Dovrebbero bastare per coprire i fori delle pallottole e per tenere la bocca chiusa. Arriverà la polizia. Digli che il responsabile aveva un accento della costa orientale. Che veniva da fuori città. Capito? Non voglio mentire. Ma non dirò niente di niente. Bene. Sarebbe un peccato dover tornare. Dove cazzo eri finito? Appena sono entrato in chiesa, mi hanno riconosciuto. E mi hanno rincorso all'esterno. Che fine hanno fatto? La stessa di questi tizi. Forza! Dobbiamo andare! Fate un perimetro intorno alla chiesa! Non fatelo uscire! Carrovone, pre forza! Vuoi scherzare? Alle ruote, no? Possiamo cercare altro, certo! Sono su un carro funebre. Ripeto, carro funebre. Oggi non è andata come mi aspettavo. Pensa a guidare, o finiremo qui dietro nella bara. Non so cosa hai fatto al bordello, ma gli sbirri sono incazzati neri. È stato un macello, ma è tutto risolto. Tutto risolto? Sì. Tutto. Attenzione! Insospettato da qualche parte a North Park. Voi cercate, prima o poi salterà fuori. Abbiamo preparato un posto di blocco, dovrebbe rallentarlo. Hanno già rinunciato? Non mi sembra... Avranno allertato tutti gli sbirri della città. Tutti gli agenti, ricerca sospesa. Ripeti, interrompi. Ok, ne abbiamo seminati. Grazie al cielo. È stata proprio una giornata da dimenticare. Non dirlo a me. Torniamo al bar. Dobbiamo nasconderci. Per come è andata dovremo nasconderci per settimane. Ma il prete terrà il becco chiuso, tranquillo. Morello l'ha preso in culo e non c'è prova che tu e Poli abbiate accoppato. Sospettate le bande! Giornali! Mandate i vostri agenti! Segnalano un punto d'auto a North Park. Comunque, Morello l'ha preso in culo. E non c'è prova che tu e Poli abbiate accoppato il figlio di Ghillotti. Il capo sarà contento. Merda! Ci sono gli sbirri! Scendi dall'auto! Central Island.
Residenti a Central Island. Il sospetto è sparito. Proseguite il pattugliamento. Tornate ai vostri compiti, lo prenderemo un'altra volta. Pronto? Sì, ci serve aiuto, subito. Gli sbirri ci hanno scoperto, Tom. Sospetto individuato, inseguimento in corso. Prendetelo e arrestatelo, sbattetelo al fresco. Agenti a Central Island, il sospetto è sparito. Proseguite il pattugliamento. Non possiamo fermarci qui, Tom. È sparito. Tornate ai vostri compiti. Lo prenderemo un'altra volta. Ma dove vai? Torna in macchina. Sì, con calma, prendetela pure comoda. Che cazzo. Grazie ancora per l'aiuto che mi hai dato, Sam. Pensavo di essere spacciato. Niente che tu non avresti fatto per me. Lo so, ma essere a tanto così dal tirare le cuoia... Cristo... è da farsela sotto. Non dirlo a me. Cerca di non pensarci. Anzi, se posso darti un consiglio... non pensare a niente. Cristo santo, Tommy. Hai appena confessato una sparatoria in chiesa. E questo a confronto non è ancora niente. Sai che potrei arrestarti subito, sbatterti in cella e buttare via la chiave? Forse, se sei convinto di riuscire ad accusarmi. Ma così non arriverai mai a Morello. Eccomi, vi chiedo scusa, ho appena iniziato il turno. Cosa vi porto? Due speciali, per cortesia. E dell'altro caffè. Anzi, scusa, portaci tutta la caraffa. Ok, ormai ci siamo dentro. Quali sono state le conseguenze dopo la chiesa? Per quanto sembri strano, non è successo niente. Ho sempre pensato che Salieri avesse corrotto qualcuno perché non era nemmeno sui giornali. Abbiamo tenuto un basso profilo per 7-8 mesi. I poliziotti venivano spesso al bar per ricordarci di stare attenti. E Frank aveva saputo che Morello aiutava Ghillotti per la rielezione sperando fosse contro il Don. Abbiamo recuperato dei libri contabili dagli uffici di Morello. Per lui il 33 è stato un anno ottimo. Lui sapeva che eravamo in difficoltà. Mentre noi ce ne stavamo buoni, ha iniziato a danneggiare i nostri traffici. Con discrezione, prima dei camion spariti. Un pezzo grosso ha bevuto troppo ed è volato giù da un ponte. Uno dei nostri migliori clienti ha chiuso bottega all'improvviso. E non vi siete accorti di nulla? Non io. Forse Poli aveva intuito. Ma nonostante le pressioni dei poliziotti e i traffici di Morello, continuavamo a guadagnare bene. E con il Don occupato a calmare le acque, non c'era molto da fare, a parte bere e spassarcela. Tutte le volte che andavo al bar di Salieri, incontravo Sara. È stato un bell'anno quello. Finché Frank... Coletti? Il consigliere del Don? Sì, esatto. Mi ha aperto gli occhi. Li ha aperti a tutti noi. Quasi tutta la città sta parlando di voi, ragazzi. Sì, l'altra sera c'è stata una piccola rissa, niente di che. Non mi preoccupa la rissa al bar. Mi preoccupo perché quando entri in un locale, offri un giro a tutti. Dobbiamo pur spenderli i soldi, no? Allora spendili alle corse la domenica. Porta una ragazza al cinema, oppure investili per la miseria. Vuoi che diventi uno di Wall Street, per caso? Non scherzare, Tommy.
Sto cercando di darti delle basi prima che il terreno crolli sotto di te. Hai mai avuto un cane? Ah, sì. Un bastardino da piccolo. Avevo 8 o 9 anni prima di lasciare la Sicilia. E avevo una bellissima cerneca dell'Etna. Tipo un piccolo levriero. Il cane più veloce che esistesse. Così ho incontrato il Don. Abbiamo iniziato a organizzare delle corse, puntando su di lei spiccioli e cartucce di fucile. Non c'era altro cane che riuscisse a starle dietro. Non perdeva una gara. Ma alla fine un giorno è successo. Ci siamo giocati solo un coltellino, ma non ho mai visto il Don così arrabbiato. È diventata vecchia? No, gravida. È andata in calore, poi è uscita in cortile. E tutti i cani se la sono spassata ad uno. Tu sei proprio come lei, Tom. Ogni volta che sventoli in giro i tuoi soldi, sei quella cagna in calore e tutti quelli del locale sono lì per fotterti. E quando ti avranno fottuto, non avremo più bisogno di te. Ora è chiaro il concetto? Hai reso l'idea. Bene. Devi iniziare a pensare alla carriera. Polly non può salire più di così. È perfetto per le risse, ma non potrebbe mai gestire qualcosa. Sam è leale, però è limitato. Ma tu, Tommy, potresti gestire la città un giorno. Beh, lo apprezzo molto, Frank. Quindi, com'è finita col cane? Il Don ha cercato di annegarla. Così gli ho rotto il naso. Puoi farmi scendere qui? Porta i miei saluti a Sara, Tommy. A quei tempi, tutte le cose passavano da Frank. I piani, gli ordini, i soldi. Dovevamo lavorare il giorno e la notte. Tommy, Frank ha detto di aspettarlo nel garage sul retro. Credo si tratti di un lavoro. Grazie, Luigi. Sara sta cucinando, poi ti porta qualcosa. Con questa pioggia? È una brava figliola. Ci vediamo domani, Luigi. Quando il capo era ancora con Peppone, ci chiamarono per un colpo. Un politico sul libro paga. Grazie di avermi aspettato. Io e il Don abbiamo ricontrollato i numeri del mese scorso. Di niente. Devo fare qualcosa? Vorrei che tu aiutassi Sam e Polly con un carico che arriverà stanotte. Merce di qualità? Dritta dal Canada. Dove vuoi che vada? Sam incontrerà i nostri amici in una fattoria fuori città. Polly terrà d'occhio i camion che trasporteranno il carico, ma vorrei che tu andassi con lui. Ci serve un altro uomo fidato, voglio che tutto fili liscio. Va bene. Recupera un'auto da Raffi e raggiungi Polly al magazzino. Ha delle armi nel caso ci fossero problemi. Certo, Frank. Tranquillo. Bene. Il Canadian deve arrivare sano e salvo, Tommy. Ricordati che c'è una cassa riservata per il Don. Questa auto è tua, se vuoi. Grazie, Ralph. Now brings you a special weather report.
staying with your family, friends, or loved ones, and waiting out this dreadful storm in the warmth of the home. That's all for now. Some music will be along shortly, and I'll be back to check. AM, Lost Heaven. Thank you.